Il portello di partite più difficile, capite capire. Europe! Allora andiamo, intriga quel mondiale lì con l'Albania. Però noi andiamo sull'Italia, signore e signori. Allora, becchiamo nel girone Russia, Iraq ed Ecuador. Casuale, becchiamo nel girone Ucraina, Tunisia e Panama. È passabile. No, quello lì era il girone della Francia. Noi che abbiamo nel girone? Cavolo, no, quello lì era il girone della Francia. Perché io da qui non ci vedo molto bene. Noi abbiamo Slovacchia. In po' competizione, fase girone. Slovacchia, Corea del Nord e Argentina. È passabile, dobbiamo vincere contro la Slovacchia. Perché poi con l'Argentina possiamo pure perdere, ma per passare dobbiamo sicuramente vincere con la Slovacchia, che è la terza di questo girone praticamente. No, cosa sto facendo? Avanzamento, signori, prossima partita. Io avevo già fatto un europeo con l'Italia, ero fermato ai quarti contro la Polonia. Io mi trovavo benissimo con questo modulo così, Insigne più su. Candreva, ma non era, ah sì, era Candreva che giocava. Poi De Rossi, ok, e anche Marcolino Verratti. De Rossi tira delle bordate da fuori che non potete capire. Signori, in campo! Italia-Slovacchia! Buonasera da Riccardo Trevisani e Lele Adani. Ovviamente sono i miei due preferiti. Cioè, Lele Adani non tanto, perché... Cioè, sì, mi piace, però non condivide per niente le mie opinioni. Quindi Trevisani però non è finito. E intanto su sette caressa. Oddio! Stavo capendo. Mamma mia. Non devo muovere il... Non devo muovere il tappeto. Penso che cadrà un bel po' di volte il tablet. Non mi devo muovere da qua. Vabbè, allora, signori, Italia-Slovacchia. Si parte. Inizia adesso il mondiale della nostra Italia. Buonasera. Candreva. Si appoggia da De Rossi. De Rossi va a servire Insigne. Insigne da Verratti. Avanza subito l'Italia. Con De Sciglio, che viene però fermato da Mac. Arrivano i due lì a pressarlo. Hamsik. Nemec. Io non leggo da qua, mi devo leggere sotto. De Sciglio si appoggia, sbaglia tutto. Errore di De Sciglio, ma poi Verratti, gran recupero. De Rossi, possiamo ripartire con De Rossi. De Rossi allarga, dove c'è Immobile. Immobile prova a lanciare Belotti, posizione regolare. Belotti con Mancino e pallone sul fondo. Ma subito grande occasione per la nostra Italia. Io mi sposto un attimo, il tappeto però non si deve muovere. Grande occasione per la nostra Italia, subito. No, aspettate, mi prendo la sedia. Allora, cercando di non colpire niente, mi sposto qui la sedia a destra. Mamma mia, che fatica però, che fatica. Ok. Possiamo rientrare in campo. Oh, ora siamo più comodi. Anche se mi sono proprio messo sopra il cavo, un cavo, tipo, e quindi ho la sedia tutta sbilanciata. Nemec, si gira, Nemec col mancino! La Slovacchia è in vantaggio. Ha segnato Nemec al 17esimo. 1-0. No. Ok? Candreva, può andare Candreva, deve rilanciare questa Italia, proprio lui. Candreva coi secchielli, viene fermato. Allora De Rossi recupera palla a metà campo. Candreva prova a lanciare dentro per Belotti col destro. Il miracolo del portiere slovacco, perché non è Andanovic, che Andanovic è sloveno. Mamma mia. Può andare Candreva, dalla bandierina, mette il cross per De Rossi che la gira. Cosa Cic? Ma cosa Cic fai là? Hubokan si gira dietro da Skriniar, torna dietro da Kuzka, Mac, comunque buon, ottimi talenti ce li ha anche la Slovacchia, Skriniar, Kuzka, Hamsik e Nemec. Pallone perso, lo recupera Insigne, Insigne può andare, Insigne, gran cross per Belotti al volo, un altro miracolo di Kozacic.
che non sta facendo veramente trovare manco un gol all'Italia. Le sta prendendo tutte cosa Cic stasera. Nemec perde il pallone sull'attacco di Barzagli, può ripartire l'Italia con Insigne. Insigne allarga dove c'è Belotti. Belotti, gran cross, deviato, calcio d'angolo, il secondo per l'Italia, che deve pareggiare questa partita almeno entro la fine del primo tempo. Cross, Verratti di testa e basso, la palla rimbalza di Sciglio, tutti a voto Insigne! Insigne! Il pareggio dell'Italia al 37esimo, 20 minuti dopo il vantaggio slovacco. La ripresa Insigne, 1-1. Mamma mia, signori, che bello poter urlare perché non ci sono i tuoi in casa. Che bello, che bella soddisfazione. No, però aspettate, io mi sto togliendo la felpa. Madonna, Slovacchia, aspettate un attimo. Ok. Occhio a VS, la recupera Zappa Costa, che poi ora può lanciare Candreva. Candreva può andare sulla fascia, può spingere Candreva col motorino. Ancora Candreva, va fortissimo Candreva. Viene fermato però da Hamsik. Svento, tutta opera del svento. Nemec, può andare, Nemec, c'è Bonucci lì che prova a coprirlo, scivolata killer di Bonucci. Finisce così il primo tempo, 1-1, la ripresa Insigne al 37esimo, ma ci sono tutti i presupposti per vedere una grande Italia nel secondo tempo. La Slovacchia ha attaccato poche volte, però ha fatto veramente paura. I difensori dell'Italia sembra stiano sentendo... Ah, Maria! Molta pressione, e qui vantaggio, ma che cavolo di fallo ho fatto. Mi confondo i tasti, perché ho quelli di FIFA, poi qua non si possono manco cambiare i tasti, quindi... 48esimo minuto, lancio Barzagli di testa, Mess, può andare, Mess, gran lancio, colpo di testa, dentro, si gira, Nemec Buffon, la prima parata della sua partita del Mondiale. Gianluigi Buffon, De Sciglio, si appoggia corto da Verratti, Verratti, può correre Verratti, può andare deciso Verratti, finta di Verratti, si gira Verratti, si appoggia da Insigne, Insigne torna dietro da De Rossi, adesso l'Italia avanza a campo aperto, De Rossi gran lancio, immobile, per Belotti che la gira! E la palla esce sul fondo di pochissimo. Cioè, ha rallentato la palla, io ero ancora lì a dire ah! Ho dovuto proprio allungare gira perché c'era la palla che ha rallentato. Candreva di testa, Kuzka può andare via, Candreva, la palla rimbalza, la recupera Svento, Hamsik, contrasto di Barzagli senza fallo, invece no, secondo l'arbitro punizione per la Slovacchia. Che brutto Hamsik, madonna, ma ci hai fatto tripletta. Hamsik può andare dalla punizione, all'ora di gioco Hamsik la mette corta dentro, si gira e adesso De Rossi recupera palla col fisico, senza fallo, può ripartire l'Italia con Belotti. Belotti fermato sul terzo, sul più bello, perché se passava lì c'era Immobile che stava scattando. Nemec si gira, Nemec è passato, Nemec Zappa Costa prontissimo lì a chiudere lo spazio, e se passava quel pallone era veramente la fine. De Sciglio avanza al ritmo della corsa, va a servire Insigne, Insigne la mette dentro per Immobile che colpisce Cizpak, ma cavolo si chiama il portiere slovacco, e poi dà una testata a un cartellone. Ma sono dettagli questi, sono stupidi dettagli. Candreva può andare dalla bandierina, il cross, Daniele De Rossi la lascia passare, clamoroso. Perché l'ha lasciata passare De Rossi? Io pure ho cliccato A. E però qua recupera un gran pallone, c'è Zappa Costa, può mettere il cross in mezzo per Belotti, Cipzac, mostruoso un'altra volta, incredibile, poi un po' di culo, Insigne la gira, la palla rimane lì, tacco, ancora Cipzac, madonna, ma chi cavolo è sto Cipzac, rischio della Slovacchia, Maria, queste qua sono scarsissime, ma c'è Cipzac. Ma i portieri su sto gioco sono buggati, però gli avversari, non entra una. Insigne allarga dall'altra parte dove c'è Immobile. Immobile dentro da Verratti, di nuovo Belotti col mancino, Cipzac di nuovo. Adesso mi viene anche da ridere, non più da piangere. Ma è fuori gioco di Belotti. No, fallo, chi ha fatto fallo? Boh, i falli su sto gioco sono strani. Fallo dell'Italia. Entra Holbeck, esce Bajčas, quello lì. De Rossi di testa. Skriniar. Ross, Nemec recupera il pallone Bonucci, deve ripartire ora l'Italia, Belotti si appoggia da Immobile, Immobile può andare, Immobile colpisce l'avversario in pieno. Immobile come può colpire l'avversario? Non lo so. Hamsik, pallone recuperato, Candreva può provare la botta, Cipzac in calcio d'angolo un'altra volta. Devo fare antologia, grazie. Puoi chiudere la porta per fare antologia, grazie.
Può andare Candreva, un minuto di recupero, l'ultima occasione della partita. De Rossi di testa, la gira, Chipsack, la palla rimane lì. Nessuno ha un po' di coraggio per calciare. De Sciglio si rappoggia da De Rossi col destro, fermato sul tiro, incredibile. Finisce 1-1, la prima piccola avventura dell'Italia al mondiale. Dopo una partita dominata, un Chipsack miracoloso, finisce 1-1. Quanto ha preso Chipsack in padella? Quanto ha preso Chipsack in padella? Vediamo, 14 tiri a 2. Statistiche individuali. Chipsack, quanto cavolo ha preso? Dov'è? Kozakic. 6,5. Ma che stiamo scherziamo? 6,5. Ma i voti di PES sono mancati. Questo qui 10 in pagella. Cioè, che ha fatto i miracoli miracolosi sto qua. Invece, allora, fatemi riprendere un attimo la voce. Perché l'Argentina ha battuto 1-0 la Corea del Nord. Mo' tanto noi avremo l'Argentina, perché sì, e tanto la Slovacchia batterà la Corea del Nord. Guardate, ma non abbiamo l'Argentina. No, Italia-Corea del Nord, signori, vi prego. Dai, contro la Corea del Nord. Non c'hanno manco le facce! Non c'hanno manco le facce, sti qua. Dai, Che poi tanto Barzagli in quella foto sembra Sergio Ramos. Però sono dettagli. Dai, questi qua non c'hanno manco le facce. Boh. Poi, tra l'altro, prima ho detto che andrebbe a provare il siluro. Uscita una cagatina mostruosa. Ma, aspetta, De Rossi? No. Non può fare manco il mediano. Allora, andiamo in campo. Italia-Costa Rica. Signori, dai, dai, questa qui va vinta. Contro la Costa Costa. Contro la Costa Rica. Costa. Cosa Costa Rica? È Corea del Nord. Madonna. La partita di Chipsack mi ha fatto perdere tutto ormai. Anche i ricordi. È tutto pronto, Italia-Costa Rica. Cerchiamo di dimenticarci Chipsack. Mannaggia Chipsack che mi ha fatto tossire. Italia, che Corea del Nord, si parte. Meno male che non è quella di Song. Pallone buttato in mezzo così a caso. E recupera il pallone della Corea del Nord. Dai un pochino di pietà. Chi è questo qua? Montolivo. Sagong. Allarga da Jung Pikang. Allora io quelli della Corea li chiamerò giocatore 1, giocatore 0,79, giocatore 4,5,6. Pallone allargato da De Rossi. L'Italia è partita più sulla difensiva. Cioè in realtà no, abbiamo buttato pallone in mezzo a caso. Oh, ma si danno una svegliata. Bravo Verratti. De Sciglio. Insigne. Può ancora Insigne. Ancora Insigne. Madonna, non vince. Ha perso palla contro Baeca. Jun Baeca. Tale Sango. Contrastato da Bonucci. Allarga da Glam 13. Allora, Zappacosta. Candreva, può correre Candreva tocca corto da Zappacosta. L'Italia non sta riuscendo a ripartire perché la difesa coreana è veramente forte. Candreva torna dietro da De Sciglio. De Sciglio può provare la botta. Io l'ho sognato di notte questo tiro. Stanotte ho detto, ma no, con De Sciglio devo segnare da centrocampo. Ecco. Dai, almeno così ci diamo una svegliata, proviamo il tiro. Bonucci di testa. Yange Choncha, Yabeka, Yange Choncha, contrasto, cioè rimpallo e sarà rimessa per la Corea del Nord, Sud, vabbè, stessa cosa. Verratti può lanciare di esterno, colpisce completamente Yange Moon, dai raga, se non vinciamo sta partita. Bonucci, Candreva, ma io non sto giocando, io sto giocando seriamente adesso, ve lo giuro, sto avendo difficoltà contro la Corea del, non so manco che Corea sia. Però è quella dove non gioca Son, quindi forse quella del Nord, non lo so. Mobile si appoggia, Candreva mette il cross in mezzo per Belotti che la gira, miracolo del portiere, poi Belotti! Mamma mia! Una sofferenza, un inferno sta partita contro la Corea del Nord. Belotti la sblocca alla mezz'ora e 1-0 Italia. Maria, cioè sul tiro di Belotti stavo per dire un altro Chipsack, questo qui però Chipsack Jung già. Boh. E dunque si riparte, Italia in vantaggio. Pallone recuperato da Candreva, che poi, ecco, questo è quando il difetto di PES, che rimane il tasto che hai premuto prima. Yong Jeong Zhang, Talia Song, Barzagli, recupera il pallone, sbaglia il passaggio però. Yabu Beka, Verratti dentro, Sang Song, Bonucci, Maria, ma perché i nostri difensori fanno cagare ad impostare? Candreva, può correre Candreva, spazio per andare Candreva, contrastato, poi prova a recuperare il pallone.
Knoloplyan, sì, magari Knoloplyan. Immobile, recupera il pallone, ancora Immobile. Immobile, l'appoggia dentro da Belotti. Belotti si gira, Belotti. Belotti torna dietro da De Rossi, sinistro. Jorge Llop. Cioè, ma è più facile pronunciare Cristodopoulos o Knoloplyan o Tchouaméni o Razabal. Questi qua sono molto più facili da cronometrare. Cronometrare, sì. Perché io cronometro i giocatori, non è che li chiamo, li cronometro. Certo. No, ma dai, ma sti qua mi stanno facendo girare. Immobile. Lancio perfetto per Belotti. Gran stoppo di... Che cosa? Petto di gallo. Stop di col petto di gallo. Ma come fa a non essere angolo? Voglio... Rilancio lungo. Arriva Barzagli di testa contro Tale Song. Belotti controlla palla. Belotti prova ad andare. Belotti va via. Belotti, ma qua che cosa? Ma che contrasti fanno tutti pazzi? Che poi queste qua saranno tutte quante spie dell'esercito nordcoreano. Si gira Belotti, fermato, la palla rimane lì, pallone allontanato, babato. Barzagli di testa, sbaglia completamente il pallone. Odragenu, nuovo ingresso. Verratti, Belotti. Non riusciamo a fare un passaggio di fila. Pallone recuperato da De Rossi. Invece no. Babeka, gran controllo. Va via Babeka, fortissimo Babeka. Con Ogemun, The Songs, Unamun. Dai, riusciamo a chiudere sta partita. Verratti può far ripartire l'Italia con Belotti. Belotti allargata Insigne la può mettere bassa dentro per Immobile, arriva prima di tutti e calcia, ma c'è il miracolo di Jang Yung Sang Zhang, quello lì, mamma mia, dai, ma si può, ma sarà il Covid. Candreva va dalla bandierina, al cross in mezzo, colpo di testa di Insigne, no perché è troppo basso, Lorenzo Lognomo, certo non è un grand'uomo, lui sta nella mia mano, Insigne Lognomo. Madonna, Insigne! Ma come ti permetti a fare ste cacate? Avevamo palla noi, vaglio, bravo. Oh, Insigne, recupera palla, Insigne, può andare, prova a saltare l'avversario, ancora Insigne, può metterlo veramente in difficoltà con la sua velocità, ancora Insigne, passa Insigne, col destro! Murato, Zappa Costa! Madonna, hai capito Zappa Costa? Cioè guarda, Insigne, pam. E poi Zappa Costa, ma come si è coordinato? E tu l'avversario, god, ma l'ha toccata? Mannaggia. Yong Yung Su entra al posto di Jabeka. Secondo me è più facile pronunciare Yong Yung Sung piuttosto che Jabeka. Yone Moon perde il pallone sull'attacco di De Rossi, può ripartire l'Italia, dentro da Belotti. Belotti contro Bonaventura. Non so perché ho letto Bonaventura. Vabbè, De Sciglio di testa. Prima ha provato una bordata da centrocampo. Mattia De Sciglio. Yang Tale Gongo Songo. Verratti. No, palla, Arbero. Arbero, va la palla. Signor Arbero. Mari. Grande schema. Punizione battuta schifosa. Belotti si appoggia dietro da De Sciglio, 89esimo, adesso De Sciglio deve correre sulla fascia come ha fatto il suo maestro Gilardino. Kyung Jung solo insegue, ancora De Sciglio può andare, la può tenere la bandierina. De Sciglio mette cross in mezzo per Immobile di testa in gamma Kyung Jung Kung e fa 2-0 Italia al 93esimo su un cross al bacio di De Sciglio che fa 2-0. Perché guardate qui, Jung Jung Zung si stava tuffando dall'altra parte perché aspettava un colpo di testa di Belotti. Immobile l'ha ingannato, l'ha purgato e ha fatto 2-0. Italia batte Corea del Nord e quindi... Ah no, è finita 1-1 l'altra partita. Guaglio! Ma aspetta, ma qui adesso la Corea del Nord... Allora, se ha vinto la Slovacca... Aspetta. No, la Corea del Nord si può ancora qualificare se noi battiamo... Ah no, perché la Corea del Nord ha perso contro l'Argentina. No, perché servono 4 punti. Corea del Nord è eliminata. E noi ce la giochiamo contro la Slovacchia, eh? Contro l'Argentina, perché se noi perdiamo con l'Argentina... No, se noi perdiamo con l'Argentina siamo fuori, punto e basta, non ce ne frega niente della Slovacchia.
Oh Madonna, oh, dobbiamo battere l'Argentina, signori. Ma non pensavo si sarebbe messa così male. 4 punti abbiamo fatto. Mamma mia. Ma aspetta, ma quindi questo vuol dire che la Slovacchia ha... Non lo so, raga. Non ho idea, non ho idea. Vabbè, noi nel dubbio andiamo a giocare questa partita come veri giocatori. Ori. Oh, Maria. Argentina e Italia, eh? Tanto record mondiale, il tablet 20 minuti che non è ancora caduto. Ma cade, perché io lo so. Dallo stadio di Dortmund, che cavolo si chiama, non lo so. Con lo, andiamo a giocare in uno stadio a fianco, quello lì a fianco allo stadio, quello, eccolo, quello piccolo. Lucas Paparatapappa, forte. Si parte, inizia adesso Argentina, Italia, è vero. Dybala, Banega, Belotti recupera palla, può avanzare l'Italia. Belotti, Insigne, ancora Insigne, sterza, Insigne, si gira, Insigne, destro di Insigne, la palla rimane lì, Mascherano, poi la palla deviata, De Rossi prova a recuperare palla, De Rossi rischia tutto, perde il pallone, allora Fratto, cosa ho letto, Barzagli sta facendo turnover pesante all'Argentina, così a caso, giusto per Barzagli, Madonna, Barzagli è troppo forte, Barzagli, col destro, Romero, mi si segnava Barzagli. Torna in campo, torna in difesa. Madonna, quanto è lento. Dybala. Può andare, Dybala si allarga da Prato. Zappacosta. Intanto dopo toglieranno Prato e faranno entrare Messi. Oh, Immobile! Che dà il numero su Banega. Immobile può andare. Immobile si allarga dall'altra parte perché sa che c'è qualcuno. Invece non c'è nessuno. Però c'è Insigne. Insigne. Abbiamo detto che non c'è nessuno perché Insigne non si vede la poggia quando leva la parola. Rimane lì. Immobile deviato, tappato. Prato e sarà rimessa per l'Argentina. Fatemi respirare un attimo. Immobile recupera un grandissimo pallone. La mette Insigne, rovescia. No, non l'ha rovesciato. Mannaggia lui. Immobile recupera un altro grandissimo pallone. Prova ad andare via. Si appoggia. Candreva, è messo meglio. Candreva col mancino. Romero. Ma no. Perché col sinistro? Rilancia Romero. Verratti di testa. La manca. La palla rimane lì. Dybala si appoggia. Allarga da Di Maria. Di Maria torna dietro da Dybala, come dicono su FIFA. Oh, ma che cosa è successo? Mas, che è successo? Rimessa per l'Italia, nel dubbio. La poggio dietro ad Barzaglione Barzagli, che sventaglia dall'altra parte dove c'è De Sciglio, gran numero di De Sciglio. Qua, De Sciglio, quando va a si giocare, mamma mia, i brividi mi vengono. Insigne si appoggia dietro da Belotti. Belotti può correre. Belotti finta. Belotti è passato. Belotti col destro murato. Poi ancora Belotti. Candreva si appoggia dentro. Pallone passa. Belotti si gira. Belotti! Palla sul fondo. Ma che gran partita che sta giocando l'Italia. Eh sì, gran partita sicuramente. Basta, finito. Mascherano prova ad appoggiarsi e allarga da Emas. Di Maria. Banega, Prato, Dybala allarga dove c'è, ah ecco Lionel Messi, ma Messi, vabbè meglio che non parlo, muori Messi, sbaglia Messi tutto, sì, mannaggia a terra, ma non c'è la luce, ma nanna, ma la voglio che attacca da questo pelato, ma che so che è Roberto, è l'amico di zio, ma è Roberto, ah, vabbè. Allora quando lo rivedrò questo video gli dico vai al minuto 26, ma da lui è Roberto, ma boh, no, è uguale, arriva no. Si gira, però non sarà al minuto 26 perché ci saranno i tagli, però quella parte io lo lascio. Belotti prova ad allargare dove c'è Immobile, Immobile può andare, ancora Immobile, finta, Immobile sterza, Immobile passa, Immobile cacca, Immobile allarga da Zappacosta, mette un gran cross per De Rossi, l'appoggio per Insigne, tira, Roberto la palla rimane lì, Immobile di tacco, autogol di Roberto, ma che cavolo è successo, autogol di Roberto, no era De Rossi, vabbè, non si fa, che cosa è successo, vabbè, non ci credo, ma che cavolo ho appena visto, no questa qui va rivista tutta, intanto c'è Candreva che fa i saluti, non posso dirlo che poi mi mandano un video, vabbè, fa niente, oh madonna, ma che cosa è successo, intanto quel pelato con la pancia gigante, c'era un pelato che ha mangiato 20 hamburger o 20 birre, ma no,
Guarda, allora, colpo di testa di quello. Poi Insigne tira, non tira. La parata di Roberto di testa, poi De Rossi, attacco Roberto, la devia, gol. Così a caso. Bello. Bello. Madonna. Questo qui è veramente il gol più bello del mondiale. Candreva. Belotti. De Rossi. Autore del primo gol, ma per me sarà sempre autogol di Roberto. Immobile di tacco dentro, si gira Belotti, Belotti a spazio, Belotti. Belotti allarga da Zappacosta, mette il cross in mezzo, De Rossi, bello, 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 bello. Bello. Bello, intanto dice ancora Roberto. Bello colpo di testa di Rossi, mi è piaciuto. Ecco Roberto. Roberto porta palla, poi allarga da Emas. Di Maria. Manega. Di Maria. Lancio e Mas Zappacosta, grande intervento e poi pem Insigne, pem Belotti, pem Immobile contro Roberto, grande scatto di Immobile. Roberto però l'anticipa, perché Roberto conosce i vecchi trucchi del mestiere. Roberto si appoggia da Emas, di Mas, di Cas, Zappacosta può correre, zappa 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 la costa, zappa zappa osta, zappa a osta, ha capite? Perez allarga dove c'è Lionel Messi. Lionel Messi può andare. Lionel Messi mette un gran cross. La palla rimane lì. La lasciano tutti. La prende Buffon. Buffon va a Pancio. E Mas con la Pancio di Sancho. Verratti si appoggia dietro da Belotti. La lascia passare poi anche Mascherano. Romero. Lancio lungo. Arriva Bonucci di testa. Insigne si appoggia. La lancia. Mas sbaglia. Higain. Bonucci, lancio per Insigne, Insigne da Immobile, si allarga poi dentro, il pallone di nuovo per Candreva col mancino, miracolo del portiere che non so manco come Romero, Roberto, Higuain, perde il pallone Bonucci, Bonucci contro il suo vecchio compagno di compagno, lancio perfetto, Immobile, l'Immobile l'appoggia verso per Insigne, la presa Emas, moriva, finisce così. Lì l'Argentina è fuori dal mondiale. È fuori dal mondiale. L'Italia è agli ottavi. Forse come prima, boh. Intanto Verratti manco si vede. Lo sta coprendo tutto De Rossi, che è un ladro. De Rossi è un ladro. Perché quello lì era autogol. Quanto ha preso Roberto in pagella? Roberto? Eccolo, 6. Bravo Roberto. Mi è piaciuto Roberto, mi piace. Per me è 10. Perché ci ha fatto l'autogol. Allora, 5-3 la Slovacchia, Maria che partita, la Francia 4-0. Allora, quindi Slovacchia e Italia passano, noi come secondi. Vi devo caca in mano? Vi devo caca in mano? No, ma io vi sto cacando in mano. Ecco perché vi stavo cacando in mano. E ovviamente quindi vuol dire che info competizione vuol dire che la Slovacchia ha preso una squadra scarsa. Fase di eliminazione diretta, la Slovacchia, becca la Tunisia, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Vabbè, Slovacchia, Tunisia e Francia, Italia, così, giusto per. Sicuramente molte persone andranno a vedere Slovacchia, Tunisia, ma c'è un'altra partita un pochino con ritmi meno elevati che Francia, Italia, ma tra squadre più piccole. E quindi, ma no, no. Comunque senti qui è tutta colpa di Kacicci, come cazzo, mi sono pure scordato come si chiama dopo, Kopiški, che bella la nostra maglia, pure quella della Francia non mi dispiace, però la nostra è la migliore perché è italiana, fatta in casa, come direbbe Antonio Cassano, mamma mia, che io sono secondo soltanto a Messi, ma hai visto che fine ha fatto a Messi, terzo, a caso, che versi sto mettendo. È tutto pronto, ottavi di finale, la prima fase di eliminazione diretta di questo mondiale, Francia-Italia, per partire abbastanza piano, per non partire subito col botto, Francia-Italia. Si parte, inizia adesso la grande sfida, Pogba col biondo, oppure c'è i capelli oro, non lo so, la Lacazette, Matuidi perde il pallone, l'appoggio per Belotti, Belotti colpisce in faccia Pogba, sempre se Pogba, no non è Pogba, è Pembele. Ma esiste Pembele, non è Pogba, non so manco se esista un giocatore che si chiama Pembele. Sì, bravo, 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 e questo che ti aveva insegnato a Napoli, guaiò, bravo Insigne. Tanto Griezmann, capitano, guarda che Griezmann con De Sciglio non passi,
Matuidi, Griezmann, si appoggia a Anne. Poi De Sciglio recupera il pallone. Pallone un po' così. Guagliò. Verratti, immobile, immobile. Può ripartire l'Italia. Dentro per Belotti che si gira. Belotti va da Insigne. Insigne punta a Sidibe. Insigne, c'era Belotti. Mannaggia a te. E poi in teoria sono io che ho schiacciato il tasto B. Però i giocatori dovrebbero pensare anche con la loro testa. Perché se Sidibe sta tagliando un compagno, anche se io clicco B, lui fa il cross perché c'è il compagno messo meglio. Però in teoria io non me lo aspetto, quindi non lo so. Arriva Bonucci, l'unico con la maglia nei pantaloni, vabbè. Insigne contro Pogba. Maria, Pogba è molto più basso di Insigne. Ma che sono spawnati altri difensori? Insigne salta di letto Pogba. Insigne col tiro a giro, miracolo di Mendidi. Madonna, cosa ha preso Mendidi. De Sciglio si appoggia da De Rossi che si gira. De Rossi cerca il compagno, non lo trova, lo cerca De Sciglio, non lo trova, la prende Pogba, riparte la Francia con Griezmann. Bonucci, Bonucci per ora MVP della partita, si gira su Griezmann, anche gran numero. Bonucci è un grandissimo giocatore ad impostare con i piedi, si è visto in questa azione. Belotti, Insigne, può far partire il cross, Insigne la mette bassa per Immobile di testa, colpisce da schifo veramente. Griezmann di testa, Mbappé, no che cosa Mbappé, Mbappé non c'è. Insigne può correre, Insigne, Insigne di esterno, dentro per Immobile, col mancino Lloris con la mano l'ha presa, l'ha presa Lloris, clamoroso, l'ha ripresa Lloris, a parte che Andrei va, mette il cross in mezzo, De Rossi di testa, la palla rimbalza, poi rimane l'alza, poi l'alza, Zappacosta prova ad andare via, Zappacosta, grande dribbling, Zappacosta, Payet, fa ripartire la France con la casette. Fermato da Barzagli, può andare l'Italia, Barzagli si appoggia da Belotti, Belotti allarga ad Insigne, cara il controllo, Insigne col destro, Lloris, poi Immobile, Lloris di nuovo. Che? Ma che mi sta di? Ma non vedi te sto spagnolo? Che culo! L'ha presa con la mano, poi sul palpo in testa. Dice questo qui non è culo veramente. Cross in mezzo, pallone allontana Eto, la casette fermato, può ripartire l'Italia per un'ultima azione, Zappacosta perde il pallone, fine primo tempo, Francia 0, Italia 0, 0, però... che poi io un mondiale l'ho fatto, con l'Inghilterra sono arrivato fino in finale. Mi immaginate partita che finisce ai falci di rigore, che ho imparato a batter lì, su sto jeu. Pogba, ba 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 ba, Matuidi, dui dui. Griezmann, può andare Griezmann, attacca la Francia, dentro un pallone per la casette, stavolta Bonucci mandato al baretto, la casette col mancino, è la prima occasione per la Francia, esce sul fondo perché se segnava partiva il... avete capito quello che succede quando sbatti il mignolino nella porta, partiva quello. Dentro da Zappacosta, Zappacosta va a servire Immobile, la palla deviata, Varane rischio, Pogba, pallone deviato, Barzagli scivolata che non esiste, Bonucci, ancora Bonucci, guardate come dribbla i giocatori nella sua area. Verratti, io sono stanchissimo sinceramente, ma non di giocare a PES perché ci giocherei fino a domani mattina perché mi è troppo divertente, ma di te, cioè sono stanco di fare la telecronaca ma mi piace un sacco, intanto la casetta al volo Buffon! Madonna che infarto, l'ha lasciato lì Bonucci e quell'altro, Bonucci mi è piaciuto nel primo tempo, nel secondo tempo Candreva, Zappacosta può attaccare l'Italia, Zappacosta chiede il pallone Immobile, non lo tiene, Zappacosta, Zappacosta va per conto proprio, la mette in mezzo per Belotti che la gira, la palla rimane lì, che dila, poi il pallone allontanato, Pato, Candreva di testa, in sesta, di testa, De Rossi di posti, De Rossi col destro, Lloris, perché ho tirato con De Dis? Pallone recuperato, oh, no, no, Pato, va via Zappacosta, recupera un gran pallone, la mette dentro per Belotti, prova ad arrivare prima di Lloris, non ce la fa, al 75esimo, e forse Pierre, questa qui era l'ultima occasione per andare in vantaggio, Kanté, N'Golo Kanté, deve fermare Barzagli, ultima azione forse anche per la Francia, e poi alla fine la tiene Bonucci, Barzagli, può ripartire l'Italia per un'ultima occasione, ma c'è la casetta che lo insegue,
Barzagli si appoggia da Candreva, riparte l'Italia. Candreva, lancio perfetto per Immobile, perfetto, tutt'altro che perfetto. Mendy si appoggia dietro da un TT lancia dove c'è Pogba, Pogba, Matuidi, Dui, Kanté, si appoggia da Payet, fanno tutti di me, sti giocatori è come Mbappé, ma l'Italia recupera di nuovo, palla con Immobile, Belotti, Belotti può andare, ancora Belotti. Belotti c'è Insigne, largo sulla fascia, Immobile lo serve. Allora Insigne l'appoggia dentro, corta, Immobile, la gira con Mancino, Lloris l'ha presa Lloris. Le ha prese tutte Lloris stasera, tempi supplementari, altra sofferenza. Tempi supplementari non durano manco un minuto su sto gioco, perché su 5 minuti durano un terzo, quindi 5 diviso 3 durano un minuto e qualcosa, un minuto e un quarto, tipo una cosa simile, un minuto e 25, 20, non lo so. Giroud si gira, è entrato anche Giroud al posto di Lacazette, penso. Allora Insigne può lanciare Belotti, posizione regolare, Belotti contro Sidibé, Belotti contro tutte, Sidibé l'ha preso, Sidibé l'ha recuperato, clamoroso. Candreva di testa, l'appoggia per Immobile, la sponda, Insigne va a lottare, recupera il pallone, ma poi alla fine c'è un TT, perché Belotti non è rimasto lì, Matuidi. Allora adesso riparte la Francia, l'Italia potrebbe anche pure non segnare, però adesso penso che preferirebbe andare ai calci di rigore, cioè, sicuramente vincere ai tempi supplementari, ma andare ai calci di rigore penso che per l'Italia sarebbe la cosa migliore, perché sa che la Francia adesso attaccherà. Tutta la partita l'ha giocata l'Italia sull'attacco. Quindi adesso è stanchissima, cross in mezzo, Buffon! Ci tiene in piedi Buffon! Mamma mia, commovente la parata di Buffon! Allora adesso Belotti può ripartire contro Pogba. Belotti lancia Immobile sul contropiede della vita contro Mendy. Immobile allarga dove c'è il pallone per Belotti, dentro De Rossi col destro, Lloris! Ma che partita è, signori? Ma che partita stiamo guardando, signori? Ma che partita stiamo guardando, signori? Candreva va dalla bandierina, cross in mezzo, Verratti di testa, Lloris, la palla arriva lì, 1-0, Immobile, la buttata in porta, Immobile, mamma mia, fa uscire il mostro della sofferenza da tutti i nostri colpi, screenshot salvato addirittura, perché pensa a volte anche intelligente, sarebbe stato più bello se fosse stato al 120esimo, ma sono piccoli dettagli inutili. Siamo passati da un possibile 1-0 per la Francia con un miracoloso Buffon, che viene spesso poco nominato perché è il portiere, anche se fa miracoli chi se ne frega, alla fine sono i giocatori che segnano, ma ci ha fatto veramente un miracolo. E poi siamo arrivati al gol di Ciro Immobile, su stavolta una mezza papera di Lloris, dopo aver fatto una partita a parare, fare miracoli. Lloris, anche i campioni sbagliano, però Buffon no. E qua colpito Immobile. Pogba si gira De Rossi. Può ripartire l'Italia che adesso è stremata con Belotti che allarga Immobile. Immobile per chiuderla. Immobile può correre. 116esimo minuto Immobile. Si appoggia dentro da Candreva. Candreva può andare. Candreva col bacino fermato all'ultimo sul più bello. Sarebbe stato bellissimo chiudere la partita con un gol. Matuidi, 0 di recupero. È finita. 1-0. Siamo ai quarti, signori. È finita. Un attimo. Raga, mi è scesa una lacrimuccia sulla parata di Buffon. Mi è scesa una lacrimuccia. Devo respirare un attimo. Danimarca 4-1 col Belgio, meno male. Devo respirare un attimo. Fatemi respirare un attimo. Non so manco cosa sto facendo. Ho lì la mente fissa sulla parata di Buffon. C'è ancora la mente sulla parata di Buffon. Cioè, quello che sto guardando adesso non lo vedo perché tutta la mia... Il mio mondo adesso lo sta occupando Buffon. Proprio adesso non mi sento in grado di giocare, perché sento che se giocassi vedrei soltanto Buffon. Non riuscirei. Madonna. Raga, sto a morire veramente. Raga, ve lo giuro, sto morendo. Allora, tanto questa cosa qua la possiamo fare, la sappiamo fare a memoria, non serve manco.
pensare. Maria, raga, madonna. Fatemi respirare. Tanto lì c'è il God Brightwit. Ciao. Raga, mettete un like, per forza. Per forza, dovete mettere un like, raga. Se non mettete like, avete un cacischi o olio riso al posto della spazzatura. Qualcosa da lì, che stadio è? Ma che cosa, siamo in mezzo alle nubi strane. Allora, io penso che almeno per i primi mezz'ora di partita non farò niente. Perché, raga, veramente la gola è morta. È morta nella partita prima e ve lo giuro, è stato difficilissimo. De Rossi recupera palla. De Rossi può andare. De Rossi. Questo qui è il mio massimo adesso. Però tira, lascia passare. Jensen. Poi contrasto. Anche a sempre il pallone sul recupero di Belotti che prova al destro. Schmeichel. Questo qui è il mio massimo, raga. Ve lo giuro. Durmisi. Scende. Eriksen. Delaney. Per me la partita con la Francia vale come finale. Cioè, per me, almeno non per il gioco, ma per il punto di vista di telecronaca, per me vale come se fosse la finale. Posso pure stare zitto durante la finale, posso pure stare zitto per il resto del torneo, perché per me quella partita, come l'ho fatta, poi non lo so, poi magari adesso io sto ripensandoci, magari adesso senza sapere, senza poi riascoltarmi, dico vabbè, l'ho fatta da Dio, poi magari l'ho fatta di cacca. Braithwaite, Cornelius, non ho visto più la palla per un attimo. Eriksen, Schone, era Schone, non Schone. Eriksen, Ankersen, De Sciglio, recupera palla. Può correre De Sciglio, va via sulla fascia De Sciglio. De Sciglio, finta, prova a passare. De Sciglio si appoggia dentro da De Rossi. De Rossi, Candreva, si appoggia. La palla si gira per Belotti che calcia col sinistro. Cavolo. Michael, Jorgensen, Ankersen, pallone recuperato da Verratti può correre, ancora Verratti, si appoggia da Immobile, si gira Immobile col destro, miracolo di Michael. Io sto pensando che stiamo giocando, io sto pensando a tutt'altro, 32 sto giocando, non so come faccio, Deciglio 77 metri, distanza in dribbling, Verratti, pallone che rimbalza, prova a tenerlo Zappacosta, torna completamente dietro Barzagli, De Sciglio, cavolo, volevo Bonucci qua. Verratti, dentro pallone, Schone, Schmeichel, e la palla entra! Va via, signori. Madonna, che mondiale. Pazzesco. Cioè, che cosa cavolo dico l'ha fatto? Cornelius, Ankersen, la palla passa comunque, Schone, pallone recuperato da Verratti, Belotti, va da Immobile, la posizione in teoria è già stata giudicata regolare, è regolare Immobile, fuori, tanto 15 minuti restanti perché voi non lo leggete in teoria, vuol dire che io fra un quarto d'ora mi si chiude l'account, quindi in teoria altre due partite, cioè metà tempo e poi un'altra partita, proprio tirato però. Quindi in teoria ci fermeremo. No, però raga, se passiamo io voglio fare un video unico per semifinali e finale dove ce le gustiamo tutte, sì. Fallo intanto per noi. No, io non la metto in mezzo. Magari, allora, dov'è Bonucci? De Rossi, Bonucci. No, dove cavolo è Bonucci? Ecco, Bonucci. Però, no, volevo. Mo siamo con uno in meno in difesa. Mamma mia. De Rossi, Bonucci. Madonna, De Rossi, tievi. Vabbè, faccio con De Rossi il cross. Immobile, la gira dentro. Belotti col destro, Schmeichel. Durmisi, rischia. Qui, ragazzi, in ogni caso, vittoria sconfitta. Questa qui è l'ultima partita del video. Cross in mezzo, l'appoggio dentro De Rossi, sbaglia tutto. Eriksen può ripartire ora la Danimarca. Cornelius,
De Rossi, Candreva. Comunque capitemi, perché ora non sto facendo la telecronaca. Se voi piace vedermi che faccio la telecronaca, vi prego, adesso capitemi. Cercate di capire il motivo per cui io ora non la stia più facendo. Prego, cioè... Ma l'arbitro è Bonucci, quello, è Bonucci. No! No! Capitemi veramente, raga. Vai Gigione, bravo. Insigne, di testa. Verratti. Si appoggia. Kier. Braithwaite, lancia lungo. Braithwaite, fa servire Paulsen. Paulsen, finta. Paulsen, Buffon. Bravo Buffon. Cioè, sentite adesso la mia voce? Quanto cavolo ho urlato. Cross in mezzo. Dormisi al volo. Papera di Buffon. Ma che meritato. Papera di Buffon. Anche i campioni sbagliano. Buffon. No. Eccolo. Vabbè, ci sta. Ci sta. Ci ha salvato contro la Francia. Costa, cross in mezzo, Belotti di testa, che schifo, ma la palla entra! Belotti 2-1! Dopo 4 minuti l'Italia ritorna avanti. Oh, è questo che vuole vedere Mancini, perché è questo, punto, basta. Cioè, nel senso, questo è quello che vuole vedere Mancini, nel senso che noi segniamo, loro ci segnano, poi noi dopo... Ma perché? Cioè, vabbè, io queste cose manco... Non so se le vedrete nel video, perché io farò molti tagli. Pulsen! Però mi piacerebbe vedere sta partita ai tempi supplementari, sinceramente. Buffon. Mi. Cos'è, angolo? Sì. Beh, se ho cercato di tenerla in campo, vuol dire che... Opzioni. Candreva. Di testa. Ah, Zappacosta prova a tenerla. E Zappacosta, appoggiati al primo che vedi. Cioè, nel senso a centrocampo, però. Tipo De Rossi. No, non dovevo farlo così. Bravo. Bravo Bonucci. Dopo difender dell'europeo. De Rossi. Un minuto di recupero. Insigne di esterno dentro. Cercare Belotti, Vanstergaard, rischia, Schmeichel, allontana Schmeichel, siamo in semifinale mondiale, ma io adesso esulterei come un pazzo mostruoso, sta partita non me la sono manco goduta, ve lo devo dire perché proprio io le partite me le godo quando faccio la telecronaca, adesso che non me la sono goduta per niente, passano Germania, Colombia, noi... Forse affrontiamo, ti prego, non l'Olanda, dai. Olanda. Olanda, Italia e Germania, Colombia. Forza Colombia. E forza Italia. Bella, raga. Ciao.